Conclude un mese di sacrificio bello, interessante, fantastico, in cui abbiamo ce l'abbiamo messa tutta per arrivare preparati alla tornata elettorale di domenica. Noi la nostra campagna elettorale l'abbiamo chiusa ieri sera in questa piazza gremita di gente, è stata una grandissima soddisfazione. E così come è stata una grandissima soddisfazione per me essere indicato dal mio gruppo come candidato sindaco. Davvero un grande onore, io sono un medesanese e sarò il sindaco dei medesanesi, come lo è stato Roberto Bianchi per 10 anni. Quindi sono le persone che mi sosterranno in questo percorso, sono persone straordinarie di primissima scelta e persone pronte a mettere la faccia in ogni occasione. Io sono molto onorato di parlare qui davanti a voi, perché io sento di avere ancora tanto, tanto da dare. E le motivazioni che ho, che sono dentro di me, sono fortissime e sono legate, sono date da un grande affetto per il mio territorio. Sono momenti difficili quelli che stiamo attraversando e c'è certamente necessità di stare vicino alle persone che sempre più hanno bisogno di ritrovare fiducia nelle istituzioni, di punti di riferimento, di qualcuno a cui rivolgersi. Noi ci siamo, noi ci saremo, con il coraggio di guardare sempre avanti, con la voglia di fare, di confrontarci con la gente, di stare in mezzo alla gente e con la voglia di trasformare i sogni in realtà. Non ve lo dico perché c'è scritto qui, ma lo dico perché lo abbiamo già dimostrato nel tempo. 10 anni di buona amministrazione, di cose fatte e di tante cose ancora da fare, che sono scritte su questo programma, che in questo mese circa di campagna elettorale abbiamo illustrato, ma cose già programmate, in parte già finanziate e comunque con studi di fattibilità già pronti, per avere sempre quei progetti da sfruttare in ogni occasione quando arriva qualche finanziamento, se arriva. Quindi la voglia di trasformare i sogni in realtà, la voglia di far crescere ancora Medesano con la gente, in mezzo alla gente. Io in questi 10 anni sono stato tantissime volte in mezzo alla gente, è stato il mio punto di forza vivere in mezzo ai medesanesi e ho percepito tanto affetto, ho percepito un calore enorme e questo è stato il vero motivo per cui ho accettato la candidatura da sindaco, l'affetto per il mio territorio e per il mio paese. Noi abbiamo tante idee per il futuro, tantissime idee da mettere in campo e da portare avanti con queste persone che vado a presentarvi. Ancora con noi c'è il nostro Roberto Bianchi di Medesano, il dottor Montacchini, Valerio Giuberti di Ramiola, Luciano Morini, l'Elena Varesi, eccola, Elena Varesi, la Saura della Tomasina, Mara Montecchi, Stefano Perazzo, Flegara, Chiara della Tomasina, Renato Oppici, Giuseppe Delfi, Ivarano Marchesi, Nicola Fontana di Flegara e poi ci sono anche Luca Armellini e Stefano Paglia. Ancora per 2 giorni sei l'assessore anziano, Stefano. E quindi queste sono persone di primissima qualità, pronte ad amministrare questo comune. Noi abbiamo un programma ambizioso che vi dicevo non è solo scritto qui sulla carta, ma è già, vi sono già progetti finanziati e vi sono già studi di fattibilità. Lo abbiamo diviso in 6 punti, l'abbiamo incentrato sui giovani e la scuola, che sono il nostro futuro. Amplieremo la scuola di Flegara a costo zero, grazie ad un accordo con colui che riqualificherà l'area ex fornace di Flegara, ma questo non comporterà
la chiusura della scuola di Sant'Andrea, come purtroppo ho sentito dire. La scuola di Sant'Andrea rimarrà aperta così come è rimasta aperta quella di Varano. Quindi continuare il lavoro nel centro di aggregazione giovanile, tempo pieno nella scuola, valorizzare la consulta giovanile e via via la vicinanza negli asili, nelle scuole paritarie, che hanno fanno un grande servizio alla collettività. E poi via via ancora la cultura, abbiamo abbinato la cultura alla famiglia. Questa amministrazione non ha mai avuto alcun dubbio in questi anni. La crescita di un territorio passa necessariamente attraverso la cultura. Noi qui mettiamo in campo una biblioteca che ha oltre 12.000 volumi e oltre 2.000 associati. In questa biblioteca al pomeriggio vengono svolti viene svolto il doposcuola per i ragazzi che hanno bisogno, a costo zero. Le maestre in pensione si mettono a disposizione dei ragazzi che hanno bisogno di aiuto. E poi le tante attività di questa biblioteca, le escursioni guidate, sempre mirate alla crescita culturale del territorio. E poi ancora le stagioni teatrali, continueremo a farle, la musica in una sala civica dove c'è uno strumento musicale unico al mondo. Abbiamo fatto dei concerti con dei musicisti di livello mondiale, continueremo a farli e poi continueremo ad andare in giro con la musica nei borghi, le opere liriche, le presentazioni di libri, ma tutto questo con l'aiuto delle associazioni, con l'aiuto delle persone che hanno voglia di fare e che lo hanno già dimostrato. E poi ancora, la famiglia, staremo vicino alle famiglie, chi ne ha bisogno, le famiglie hanno bisogno di aiuto, abbiamo soggetti fragili, abbiamo famiglie fragili che devono sentire l'amministrazione comunale vicino. Il terzo punto, la viabilità, le infrastrutture, gli investimenti, dicevo, l'ampliamento della scuola di Flegara, la realizzazione della tangenziale di Medesano. Abbiamo già fatto un primo pezzo, che è l'allargamento della strada Ghiaie, a costo zero per il comune, anche questo grazie ad accordi con soggetti privati, coloro che realizzeranno i bacini irrigui, costo zero, strada Ghiaie allargata. E poi è entrato nel piano degli investimenti di Autocisa, quinquennale, la realizzazione della rotatoria all'altezza del casello della 15 Ramiola, che va a completare tutta la riqualificazione dell'area dopo la realizzazione della passerella ciclopedonale sul ponte Fornovo-Ramiola, cose fatte da questa amministrazione. E poi ancora le piste ciclopedonali Carnevale Flegara e Flegara Ramiola. E un altro grande obiettivo è la riqualificazione del centro storico, questa piazza, il parco salvo d'acquisto, l'acquisizione del consorzio agrario. Ci vorrà del tempo, ma lo faremo. Sposteremo il centro in questa zona, riqualificheremo tutto il centro storico. È un'ambizione che abbiamo e sicuramente riusciremo. Un'area delle feste nella zona Proloco, nell'area stazione dove c'è la sede del Proloco Medesano Flegara, un'area delle feste dove tutte le associazioni potranno svolgere la loro attività. Abbiamo già messo un importo a bilancio. E poi l'ambiente, l'agricoltura, l'ambiente, continueremo a realizzare aree verdi con i giochi, anche se qualcuno dice che non ce li mettiamo, noi i giochi li metteremo. Riqualificheremo le aree verdi, costruiremo i campetti di quartiere dove i bimbi possono giocare e possono divertirsi liberamente senza vincoli con associazioni sportive se non lo vogliono, ma se no possono recarsi presso i campi sportivi dove ci sono fior di società che possono tesserarli e farli divertire. Questo era lo sport, ma va bene lo stesso. Poi raccolta differenziata, continueremo su questo aspetto e ci orienteremo per quanto riguarda l'agricoltura alla valorizzazione, alle politiche per portare nuovi agriturismi, per valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche. E poi le politiche sanitarie e sociali, là c'è un polo sanitario dove c'è un parcheggio per il camion e un'area delle feste, è là da vedere. Scusate, un'area, una pista da motocross, parcheggio per i camion, pista da motocross, ora ce ne sono poli sanitari che amplieremo ancora e
grazie a un accordo e uno studio di fattibilità già portato avanti con l'azienda USL. Un progetto straordinario che arricchirà ancora i servizi di cui la gente ha realmente bisogno, i servizi di cui la gente ha veramente bisogno. Noi su questa partita ci siamo stati e ci saremo sempre. E poi il progetto anziani fragili, cioè l'aiuto alle persone ultra 75 anni monitorate dai nostri medici di medicina generale che le segnalano, e le nostre operatrici sociosanitarie le seguono per prevenire quel decadimento che si chiama non autosufficienza, quindi quelle nostre operatrici che aiutano queste persone fragili e sole, gli comprano le medicine, gli fanno la spesa, gli garantiscono quantomeno un futuro sereno. E poi l'ultimo punto, anzi voglio dire prima la nostra attenzione verso i centri sociali anziani di Medesano e di Filegara. Abbiamo pagato l'affitto del centro anziani, del centro sociale Tre Torri, della sala appoggio per anni, ora le abbiamo fornito e stiamo per terminarla una nuovissima sede là da vedere con sala polivalente, una sala straordinaria del costo di 525.000 euro, costo zero per il comune, costo zero per il comune. E continueremo naturalmente la collaborazione con il centro Molinari di Filegara, con il quale negli anni abbiamo collaborato e in cambio abbiamo avuto servizi da parte delle persone, cioè come il taxi sociale, il taxi disabili. Passo alla sicurezza, abbiamo già un sistema di telecamera centralizzato con la sede della Polizia Municipale, lo miglioreremo così come miglioreremo tutti i punti luce del territorio, anche questo progetto già fatto. Lo sport, il tempo libero e l'associazionismo, sport, impianti sportivi, riqualificazione. Sarà completato fra poco il centro sportivo Maniforti, abbiamo terminato gli spogliatoi, abbiamo ormai sarà realizzato la nuova biglietteria, la tribuna e il magazzino, entro il 2015 sarà completato, così come sarà realizzato, saranno investiti soldi per la manutenzione di tutti gli altri campi che le nostre società convenzionate con questa amministrazione gestiscono così bene, e di questo andiamo fieri. Dicevo, campi di quartiere, e in più continueremo la politica di educazione motoria all'interno di tutti i plessi scolastici della scuola primaria. Lo abbiamo già fatto, lo continueremo. I nostri ragazzi della scuola primaria avranno la possibilità di avere insegnanti, esperti, diplomate ISEF o laureati in scienze motorie che possano insegnare loro educazione motoria per una crescita sana e robusta, per un benessere fisico e mentale. E poi il turismo, le eccellenze. Valorizzare le eccellenze del nostro territorio per portare gente qui e per far crescere il nostro territorio, per farlo conoscere non solo qui nel circondario, nella provincia di Parma o nella regione, ma in tutta l'Europa. Abbiamo fatto un primo passo attraverso la stipula di un gemellaggio con un paese della Polonia. Recentemente Morini e Paglia sono andati in Polonia, hanno stipulato questo primo accordo, anche il dottor Bisi c'era, il nostro collaboratore, primo accordo di patto di amicizia con il paese di Viri in Polonia. Tutto questo perché questo comune, che è un pochettino più piccolo del nostro, ha esperienza e un forte legame con la comunità europea. Tant'è che negli ultimi 5 anni sono riusciti a raccogliere fondi per 5 milioni di euro. Pensate, hanno al loro interno un ufficio per rapporti con l'Europa. Noi siamo riusciti a fare un gemellaggio con questo paese, nascerà un progetto che sarà portato in Europa, sarà costruito insieme alla collettività, insieme alle associazioni, insieme alla gente che ha voglia di fare. Un progetto che è già partito, un progetto che sarà presto una realtà, Luciano me lo confermi. Quindi anche il turismo, la valorizzazione del territorio ha una straordinaria importanza. Tutto questo lo realizzeremo grazie al lavoro di persone con esperienza, competenza,
per le nuove idee. Abbiamo coniato questo slogan, per noi importantissimo, non è casuale. Liberi e uniti per il paese, esperienza, competenza per le nuove idee, perché i nostri cittadini devono essere orgogliosi di essere dei medesanesi. L'ho detto 5 anni fa, l'ho detto ieri sera, lo ripeto stasera, orgogliosi di essere medesanesi. Croce sul simbolo Liberi e Uniti per il Paese, e potete esprimere 2 preferenze, una di sesso maschile e una di sesso femminile. Noi ci crediamo, Liberi e Uniti per il Paese. Andiamo avanti, saremo ancora qui ad amministrare questo comune con la voglia di crescere, con la voglia di fare di sempre. Noi non ci sentiamo logori, qualcuno lo dice, noi siamo più in forma che mai. Grazie, buona serata, buon proseguimento e buone votazioni a tutti. Faccio come i veri politici.